Ciao, io mi chiamo Matteo Gentile e in questo canale caricherò video che hanno a che fare con il mondo dei viaggi. Quindi, se l'argomento ti interessa e il video che stai per vedere ti piacerà, ti invito a mettere un mi piace al video, a iscriverti al canale e ad attivare la campanella così da non perderti i prossimi contenuti. Iniziamo! Ciao a tutti ragazzi, in questo video andremo a scoprire quali sono le 5 cose assolutamente da sapere prima di visitare Petra. Incominciamo con la numero 1, chiarendo che Petra non è la famosa parete che vedete nelle foto. O meglio, non è solo questo. Petra infatti è un sito archeologico enorme, fu la capitale del popolo dei Nabatei e, oltre a quella famosa parete che è conosciuta come il tesoro di Petra, offre ai suoi visitatori innumerevoli altri resti archeologici. Dalle abitazioni, ai luoghi di culto, al teatro, alla fortezza, fino anche al monastero. E proprio quest'ultimo è, insieme al tesoro di Petra, uno dei resti sicuramente meglio conservati e che costituiscono anche l'attrazione principale di tutto il complesso. Considerate che per visitare completamente tutto il sito ci vanno come minimo dagli 1 ai 2 giorni. E qui arriviamo al secondo punto, il biglietto. Ragazzi, Petra è carissima. Il biglietto per un solo giorno all'interno di Petra costa 50 dinari giordani, che sono l'equivalente di circa 70 euro, per avere accesso a tutto il sito archeologico. Esiste poi la possibilità di acquistare un ingresso per più giorni e qui i prezzi salgono di 5 dinari al giorno per avere accesso a 2 o 3 giorni. E a questo proposito voglio parlarvi di una cosa molto importante. Per entrare in Giordania per i cittadini italiani è richiesto un visto e il governo giordano offre la possibilità di acquistare il cosiddetto Jordan Pass. Il Jordan Pass non è altro che un pass che vi dà la possibilità di avere incluso sia il visto sia l'accesso a tutta una serie di attrazioni turistiche, tra le quali appunto la città di Petra. In particolare ne esistono tre versioni che vanno dai 70 agli 80 dinari. Qual è la cosa importante da sapere? È che se atterrerete nella città di Aqaba, al sud della Giordania, il visto sarà totalmente gratuito. Se invece sceglierete di atterrare nella città di Amman, lì dovrete pagare il visto e questo fa sì che abbia senso acquistare il Jordan Pass soltanto qualora si acceda al paese attraverso Amman, che è la capitale. Perché, come appena detto, se atterrerete ad Aqaba il visto sarà gratuito e a quel punto andrete a risparmiare sicuramente dei soldi acquistando direttamente il biglietto a Petra. La terza cosa da sapere è che, ragazzi, la frase che direte più spesso mentre vi troverete all'interno della città di Petra è "No thanks". Questo perché è veramente un continuo proporvi di acquistare beni o servizi che vanno dai souvenir al giro sul cammello o sull'asino, piuttosto che l'accesso a determinati punti panoramici o anche la possibilità di rimanere a cena all'interno del complesso archeologico. State però attenti perché anche le cose che vi spacceranno come incluse nel biglietto o pseudo gratuite alla fine mireranno sempre ad ottenere un gentile contributo da parte vostra. Quindi nonostante magari il tono amichevole col quale vi vengono proposte le varie cose, sappiate che nulla vi è dato a titolo gratuito. Quarto punto di cui voglio parlarvi, sicuramente la maggior parte di voi, come abbiamo fatto anche noi, una volta arrivata in questo luogo meraviglioso vorrà tornare a casa con delle bellissime foto ricordo, possibilmente da pubblicare sui social. E a tal proposito il consiglio che voglio darvi è quello di portarvi eventualmente un ricambio, questo specialmente per le ragazze, per due motivi. Il primo è che a seconda del periodo dell'anno in cui andrete a Petra troverete un clima molto rigido, quindi se magari avete piacere di farvi la foto con un vestito piuttosto che con una camicia, il mio consiglio è quello di cambiarvi una volta sul posto o comunque di vestirvi a strati. E il secondo motivo è quello che spesso vi ritroverete a fare dei trekking anche discretamente impegnativi, quindi avere un abbigliamento comodo e agile è sicuramente la cosa migliore da fare. Quindi magari ad esempio per una ragazza mi viene in mente, non andate direttamente col vestito svolazzante se avete intenzione di arrampicarvi per esempio sui punti panoramici o di intraprendere ad esempio il sentiero del sacrificio, che è una via che appunto vi porta a uno dei punti panoramici più belli del sito. E collegando a questo tema delle foto ma anche del godere appieno della città, un mio consiglio è quello, come dico sempre, di andare all'apertura. L'apertura è alle 6:30 e credetemi, come sempre, fa davvero la differenza, perché nel giro di 2 ore tutta l'area si riempirà di turisti e sicuramente non porterete a casa gli stessi scatti ma anche gli stessi momenti da vivere che potrete invece portarvi a casa se arriverete all'apertura, quindi prima dell'alba. Quinto e ultimo punto è Petra by Night.
esiste la possibilità, pagando un biglietto a parte del costo di 17 dinari giordani, quindi di circa 22 euro, di assistere a uno spettacolo che viene fatto in notturna di fronte al tesoro di Petra. Questo spettacolo, almeno aggiornato a marzo 2022, si svolge 3 sere a settimana, in particolare lunedì, mercoledì e giovedì. Come funziona? Una volta effettuato l'accesso al parco archeologico, troverete tutto il sentiero che arriva prima al canyon e dal canyon al tesoro di Petra, illuminato con delle lanterne, e di fronte alla famosa parete troverete centinaia di lanterne posate a terra che creeranno un'atmosfera davvero unica. Lo spettacolo è uno spettacolo di luci e suoni sostanzialmente. Ci sarà un narratore che in inglese chiaramente racconterà un po' la storia di Petra, dopodiché ci sarà una breve suonata di flauto dal vivo e infine il tesoro di Petra verrà illuminato, dando poi la possibilità agli spettatori di scattare qualche foto e di godersi questa visione meravigliosa. Il tutto ha una durata di circa mezz'ora, non di più. Bene ragazzi, queste erano quelle che secondo me sono le 5 cose assolutamente da sapere prima di visitare Petra. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi aspetto quindi al prossimo video. Ciao!